Che confusione, sarà perché ti fiamo, è un'emozione che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino, la 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 la. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, fate un'inchiesta anche sul mio taxi, fate un'inchiesta anche sul mio canale YouTube. Ma andate a cagare voi e la Procura Federale e la FIGC, pagliacci che non siete altro. Tutto il mondo canta sta canzone, tutto il mondo canta sta canzone. È la canzone da stadio che più unisce al mondo. Cioè ci sono poche cose al mondo che uniscono, no? Cioè, quindi questo dovrebbe prendere il premio Nobel, altro che inchiesta. Il premio Nobel dovrebbe avere. È una delle canzoni che più uniscono del mondo. Cioè trovi due persone che litigano, non juventino ovviamente, tu trovi due che litigano, che si stanno per ammazzare, parte il coro, chi non salta è gobbo juventino, saltano insieme, vanno pace, non devono diventare amici, ma non litigano più. Li unisce sta canzone unisce tutti i popoli, i tifosi del Napoli, i tifosi della Reggiana, i tifosi della Lazio, i tifosi... Tutti i popoli sono uniti da questa canzone, tranne quello juventino ovviamente. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, dovrebbero dare un premio a chi canta questo coro, perché è una canzone che unisce. Puttana la galera. Tra l'altro non c'è nessuna offesa di nessuno. Cioè, come dire chi canta rosso nero è, o chi non salta rosso nero, chi non salta nero azzurro è, chi non salta romanista è. Tutti hanno i romani, sono i lupacchiotti, gli aquilotti, i tifosi del biscione, i diavoli rossoneri, e gli juventini sono i gobbi. Cioè non c'è, sì, gli zebrati, per carità di Dio, ma non c'è nessuna offesa di nessuna categoria di nessun tipo. Ci sono mille cori che offendono, che tanto tutti cantano, questo non c'è nessuna offesa. Quindi veramente imbarazzante la procura, imbarazzante. Tra l'altro su Instagram è una roba clamorosa, ragazzi. Aspetta che devo portare sto qua, mi sembra abbastanza attivo. Dicendo su Instagram, ma in generale, no? Ogni volta che tu scrivi qualcosa sugli interisti, che arrivano come gli affamati, oh. Ho scritto lì il commento della Gazzetta dell'inchiesta e faccio: scusa, ma Di Marco Cuor di Leone col microfono, invece quello tutto a posto, su quello non avete aperto l'inchiesta? O arrivano: ma cosa parli, pagliaccio? Ho avuto, vabbè, 500 like solo al commento, però sai, quei 50-70 pazzi che poi mi tocca bannare arrivano sempre, un po' come sotto il video interista quanto, come ci credevi dopo la finale. Tipo 600.000 visual ha fatto quel video là, migliaia e migliaia di like, 7.000-8.000 like, però un 200 li ho dovuti bannare, che poi mi fanno morire. Ma secondo voi, uno che mette lì e scrive, io alla prima parolaccia, al primo pagliaccio, già bannato, neanche lo leggo il commento. Così mette a leggere il commento? Vabbè. Perché quelli sono stati bullizzati da piccolo, no? Da piccoli, perché quando sono cresciuto io l'interista veniva bullizzato. Mi spiace per lui, però è così, no? Cioè noi vincevamo in ogni dove. L'interista, c'erano interisti che diceva che non seguivano il calcio. Cioè si usava a dire l'interista: no, io non seguo il calcio, perché che venivano bullizzati. E quindi sono cresciuti bullizzati e adesso devono sfogare la rabbia. Detto questo, ho fatto bene io a cominciare con Cardinale out e a stare addosso tutto il mercato alla società, perché avete visto? L'Inter purtroppo è una squadra forte, ragazzi. Poi vabbè, ha affrontato la Fiorentina che veniva dalla quinta partita in due settimane, perché ha fatto l'andata e il ritorno, ha fatto i due infrasettimanali, giocavano in casa, quindi fa poco testo, no? Un po' come noi che abbiamo affrontato la Roma con El Shaarawy e Belotti invece che Lukaku e Dybala. Cioè bisogna anche dire le cose come stanno, però l'Inter è una squadra forte e ancora non sta giocando Acerbi, ancora devono inserire Pavard, ancora devono inserire Arnautovic, che sarà il titolare dell'Inter, perché Thuram sì, gliel'ha segnato, ma
il titolare per me sarà Arnautovic. E quindi ci aspetta un bel derby che già ci dirà tanto. Tra l'altro, dopo la sosta, le nazionali, chi torna prima, chi torna dopo, un bel burdello. Un bel burdello. Sarà un derby che ci dirà tanto e lotteremo fino alla fine, spero, per il titolo. Ci sarà anche la Juventus, perché la Juventus lotterà per il campionato quest'anno, ricordatevelo. Però anche ieri non l'ho vista bene. Cioè, ieri ho fatto l'asta del fantacalcio, la prima, e non l'ho mica vista bene. Non l'ho vista bene proprio per niente. Poi ha vinto, per carità di Dio, giocava con l'Empoli, ma a me non mi ha convinto proprio per niente questa Juventus. Però vincerà tante partite così, Allegri, sempre stato così. Che non convince, però la porta a casa. E alla fine conta i tre punti, più del resto. Sono abbastanza curioso anche di vedere questa nazionale. Sapete che io la nazionale non la seguo, però voglio vedere cosa combina Spallettone. Non so manco chi ha convocato, dopo devo guardare e mi incuriosisce vedere questa nazionale. Poi c'è sta maglia nuova bianca che mi piace da morire, infatti l'ho presa dai Giargia, andate sul canale dei Giargia, codice sconto duro, ma penso che vi farò il video proprio con la maglietta della nazionale, che l'ho presa sia per me sia per mio figlio, che è bellissima. Ma parliamo del Milan, vedo che qualcuno inizia a parlare cose che io vi ho detto un mese fa. Tra l'altro io scherzo con questa cosa del veggente di YouTube, ma quante cose in netto anticipo vi dico, ma tante, alcune mi sa che neanche poi ve le rimarco, ma cioè, qua si scherza. Ma per esempio adesso di Leao, no? Che iniziano a dire che lo picchiano, bisogna tutelarlo eccetera, ma io un mese fa ve l'ho detto. Un mese fa, forse alla prima amichevole, gli ho detto: ragazzi, guardate, quest'anno Leao lo picchiano. E qualcuno mi prendeva in giro, ha scritto anche il commento: lo picchiano. Cosa vi avevo detto? Ma un mese fa, un mese fa. E la gente adesso, siccome ha postato la foto, fa: bisogna tutelare i campioni. Un mese fa ve l'ho detto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A volte dico anche delle boiate, per carità di Dio, però. Quando tu fai le previsioni così tante, così nette in anticipo, ogni tanto puoi anche sbagliare, ma quante ne azzecco. Tra l'altro ieri soldi facili, non ve l'ho detto, l'ho messo nel gruppo dei miei amici, ho giocato Juve-Inter, quote altissime, c'era l'Inter a 1,70 che era proprio come rubare caramello a un bambino. Poi ci ho messo anche la Juve a 1,60 e quindi ho fatto sta quota 2,70, 2,80, facile. Di più forse, cavolo, ho messo 30, 31, me ne danno 86 più o meno, quella roba lì. Comunque, il veggente di YouTube. Per il resto non c'è molto da dire. Adesso si parte per le nazionali. Sarebbe stato bello farlo subito il derby, perché erano tutte e due in forma e mi sarebbe piaciuto vederlo subito. Questa cosa delle nazionali, chi torna prima, chi torna dopo, chi torna forse meglio per noi, non lo so, comunque abbiamo 14 giocatori noi, 16 loro, quindi una roba del genere, quindi più o meno persino Tomori hanno convocato in nazionale, che qua si critica Tomori, però anche Tomori in nazionale. In ogni caso penso che giocherà Kalulu, speriamo bene, speriamo che queste due settimane, ciao e Kalulu, che no, ciao mi sa che va in nazionale, ciao va in nazionale, quindi era meglio se ciao non andava, così almeno si preparavano insieme. Vabbè, rimangono comunque tra i titolari, penso Kalulu, Loftus-Cheek e Calabria non lo convoca mai Spallettone, ma non lo convocate mai Calabria, il capitano, tanti lo criticano, io l'ho preso anche al Fanta Calabria, lo sottovalutate, quest'anno fa pure il centrocampista, come fai a non prenderlo al Fanta, l'ho preso, più anche Kalulu, però magari Pioli capisce che sarebbe meglio mettere Kalulu, ma non si sa. Tra l'altro leggevo, ultima curiosità poi vi saluto, che Caldara è stato reintegrato in rosa, quindi farà parte della rosa del Milan anche il buon Mattia e probabilmente sarà anche in lista Champions, perché è italiano
e quindi si può mettere nella lista Champions. Di conseguenza, molto probabilmente avremo il buon Mattia con noi, dato che non se l'è preso nessuno, a meno che non vada tipo in Arabia. Non so se il mercato turco è ancora aperto, penso di no, non lo so. Cosa c'è? Sky X Factor, guarda, pronto di camera. E tornata la gente a Milano, bordello. Quindi ci sarà anche Mattia Calabro. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e ci vediamo. Sì, oggi pomeriggio, sì. Ieri poi c'è stata l'asta, così non l'ho fatto, ma oggi pomeriggio sicuramente video. Calcola che fra due giorni arriva qua Neschio. Ci stiamo preparando per il nuovo format qua nel taxi. Per chi ancora non sa niente, seguitemi su Instagram, perché le sorprese stanno arrivando. Ciao belli.